Ciao amici, ciao, bentornati, bentrovati sul canale, io sono Jessica. Allora, come state? Come va questa fase 2? Perché sto registrando questo video durante la fase 2 di questo benedetto coronavirus che ha ottenuto almeno su di me, ha portato dei grossi cambiamenti. A livello soprattutto letterario. E ho cambiato diverse cose, ecco, diversi modi anche di vedere la lettura, i generi e anche il mio modo di leggere e di affrontare le letture in generale. Di cosa parliamo oggi, nello specifico in questo video? Gli aggiornamenti di lettura, ovvero cosa ho letto, cosa sto leggendo e cosa leggerò. Un format che ho visto sta ottenendo successo e per quanto mi riguarda, insomma, per quello che può essere il successo del mio canale piccolino, ne sono tanto tanto contenta e vi ringrazio tanto per i consigli, per i commenti, i feedback positivissimi che sto ricevendo, che ho ricevuto. Sotto a ogni video che riguardava questa tematica, insomma, a ogni video su questa tipologia, di questa tipologia. Ma veniamo ovviamente a parlare di libri. Cosa ho letto? Allora, ho terminato da poco, da qualche giorno, ma è ancora nel mio cuore, poi vi dirò anche il motivo, il perché. Di Guillermo Arriaga, Il Selvaggio. Io di questo video, sì, di questo video, di questo libro, innanzitutto c'è un post su Instagram, alla quale appunto ho dedicato praticamente il libro, la storia, questa meravigliosa storia. Se non mi seguite su Instagram, male, seguitemi. Il nick del mio profilo è in descrizione. E ho intenzione di fare anche di farne anche un video insieme ad altri libri che ho amato alla follia. Quindi magari un consiglio di lettura, ecco, brevemente, anche se molto brevemente non si può parlare di un libro così bello corposo di 720 pagine che scorrono come fiumi, proprio scorre, scorre. Si tratta la storia di Guillermo, ragazzo, un nome chissà, un ragazzo giovane, lo vediamo noi ragazzino, appena 14enne, lo conosciamo 14enne, ci troviamo in Città del Messico, ragazzino Guillermo perderà in pochissimo tempo, nel giro di 3 anni, perderà prima il fratello, poi la nonna e poi entrambi i genitori. Ovviamente non vi dico come li perde, come moriranno, eccetera, perché vi farei troppo spoiler, anche perché le varie cause delle loro morti hanno tutte un filo logico. Si incatenano e quindi e hanno tutti una motivazione, eccetera. Quindi non ve lo posso dire. Quello che attraversa questo libro è un'avventura, ma non solo un'avventura, è anche una riscoperta. È una riscoperta di se stessi, perché? Perché Guillermo vorrà vendetta. La sua vita dai 14 anni, che in un periodo nel quale noi lo incontreremo fino ai 20 anni, 18-20 anni, fino alla sua maggiore età, lui nella sua mente ci sarà solo vendetta, il suo pensiero sarà solamente vendetta, vendicare tutte queste morti. Il libro, nel libro c'è la morte. In questo libro aleggia tantissimo la morte, aleggia
È proprio, diciamo, la protagonista, forse la morte, ma non solo. Anche l'amicizia e l'amore, soprattutto l'amore. È un libro molto crudo, quindi non è adatto a tutti. Io non lo consiglio a tutti. Non è un libro per tutti perché ci sono delle scene molto, molto crude, molto forti. Ci sono delle scene di sesso, ma questa volta sono contestualizzate. Io, come voi sapete, non amo le scene di sesso esplicite, ma non le amo in un contesto nel quale non c'entra nulla, cioè in una sparatoria non mi ci puoi mettere una scena di sesso. In un libro in cui si parla di cavalli non mi ci puoi inserire scene di sesso, cioè io lo trovo veramente fuori luogo. Ecco. In questo libro occorre. Occorre perché entri proprio nell'animo del protagonista, nell'animo di Guillermo, che non solo è il protagonista assoluto, insieme a lui c'è un altro protagonista, un lupo. Perché appunto vi ho detto c'è anche amicizia, perché l'amicizia tra Guillermo e un lupo. Non vi dico altro perché rovinerei troppo di questa meravigliosità del libro. Non è un romanzo di formazione, assolutamente, io non lo ritengo un romanzo di formazione, è un romanzo profondo, intenso, bellissimo, bellissimo. Io questo lo reputo, almeno ad oggi, finora, il libro, uno dei libri più belli che ho letto in questo 2020. Supera assolutamente anche Gente Indipendente, per quanto mi riguarda, nonostante io avessi trovato quel libro molto, molto bello. Passiamo adesso a cosa sto leggendo. Allora, in uno dei vecchi video riguardanti appunto l'aggiornamento di lettura mi è stato detto che lascio troppo con l'acquolina in bocca, eccetera. Io vi invito a scrivermi nei commenti sempre quale libro vi interessa, su quale libro vi interessa un video in particolare, cioè che io ci dedichi proprio un video. Voi me lo scrivete nei commenti e cercherò di accontentarvi. Per me è un bene perché nel senso faccio video anche più brevi, ci metto anche subito ad editare. Io ho dei problemi di vista, ragazzi, quindi ho molta molta difficoltà ad editare. Mi si stancano gli occhi, non posso stare troppo davanti al computer, quindi più brevi sono i video e meglio è per me. Quindi se voi mi dite, guardate, voglio un video specifico su quel libro, ovviamente non durerà un'ora, ecco. Quindi anche in questo caso cerco sempre di essere stretta il più possibile per non dilungarmi, magari poi rivedendomi ho visto anche che dico sempre le stesse cose e devo tagliare, devo tagliare, devo tagliare. No, magari essere un po' più stringata mi aiuta anche a non ripetere sempre le stesse cose e a non essere troppo logorroica. Comunque, torniamo a cosa sto leggendo, ma ormai mi mancano 40 pagine, sono veramente lì lì per terminarlo. È un nuovo arrivato in casa mia, ma prima vedrete questo, poi vedrete il book haul che arriverà più avanti, in cui ve lo rimostrerò un'altra volta perché comunque è uno dei nuovi arrivati a casa, di Axelson, La tua vita e la mia, per intenderci Edito Iperborea, per intenderci la stessa scrittrice dell'opera Io non mi chiamo Miriam, libro che ho in lista e che voglio assolutamente recuperare perché questo libro, wow, mi è piaciuto tantissimo. Io e Iperborea ormai abbiamo un amore, ormai ci siamo fidanzati e credo proprio che ci sposeremo perché è diventata la mia casa editrice per eccellenza. È il quinto libro che leggo dell'Iperborea, quindi ho intenzione di leggerne altri perché ne ho altri, ma passo tempo. L'autrice, secondo me, è bravissima a descrivere il disagio giovanile, il disagio anche il disagio che si può avere a una certa età, ma soprattutto è bravissima a parlare di disabilità, a
descrivere l'animo di chi è disabile, a farti entrare proprio dentro al personaggio. Qui ci troviamo davanti una signora di una certa età che deve ritornare nella sua città di origine, ci troviamo in Svezia, deve ritornare nella sua città di origine per festeggiare i suoi 70 anni e i 70 anni del fratello gemello malato. Durante questo viaggio lei si ferma a una tappa, farà una tappa molto importante, scenderà dove è stato nella città dove è stato rinchiuso per tanti anni il fratello malato mentale. Terribile, anche perché lei si ritroverà comunque a riaffrontare il passato, ad affrontare proprio quei giorni in cui ha vissuto con il fratello disabile, quindi ci fa vivere la famiglia come vive una fa ci fa capire come vive una come può vivere, come potrebbe vivere una famiglia dove nel suo interno c'è un membro malato, un membro della famiglia malato, in questo caso un ragazzino che a quell'epoca comunque era anche più giovane della nostra protagonista. Bello, intenso, ripeto, l'autrice è bravissima a descrivere la malattia mentale come in questo caso, un ragazzo malato che viene poi rinchiuso perché la famiglia di origine non ce la fa ad andare avanti perché lui comunque è un malato mentale, violento, ha attacchi violenti, attacchi di ira, non riesce a gestirlo e quindi si trova costretta a chiuderlo in un istituto terribile. Infatti anche qui ci sono alcune scene veramente raccapriccianti di come venivano trattati questi poveri ragazzi. Bello, 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 bello e assolutamente consigliato. Vi ho detto, allora ci sono stati alcuni passaggi in cui facevo fatica perché avevo ancora in mente il selvaggio, quindi pensate quanto mi ha lasciato quel libro. Comunque, ecco, qual è stata un po' la mia difficoltà all'inizio, ecco, io vi dico solo all'inizio, ho avuto un po' di difficoltà per entrare nella storia, ecco, perché è un po' lenta all'inizio, poi prende via e veramente mi mancano 40 pagine, ma ormai vi ho detto già il mio pensiero perché è praticamente terminato. E per finire passiamo a quello che leggerò. Ormai ho quasi tutta la sua bibliografia, ormai lo avete capito che Ariaga è diventato uno dei miei autori preferiti e mi manca solo un altro libro e ho tutta la sua bibliografia. Bibliografia, ahimè, molto smilza perché in Italia sono stati tradotti poche sue opere. E delle sue opere, vi ripeto, me ne manca solo una e me ne mancherebbero due da leggere, perché questa che sto per mostrarvi sarà la mia prossima lettura. È una sua raccolta di racconti, Ritorno 201. Allora, la copertina è tutta scritta in spagnolo, è bellissima tra l'altro la copertina, questo pullman è tutta scritta in spagnolo, ma l'edizione italiana è edita Fazzi. Questa è una raccolta di racconti, sono 13 racconti, bravissima a scrivere romanzi, voglio vedere se lo è altrettanto bravo con i racconti, quindi mi aspetta questa bellissima lettura. Come vedete un romanzetto, raccontini brevi, perché sta per arrivare un ordine importantissimo, un ordine che contiene un libro che voglio assolutamente leggere, iniziare. Quindi, dato che manca tra 2 giorni arriverà, questo veramente ci metterò pochissimo a leggerlo. Benissimo, il video è terminato, ragazzi. Fatemi sapere quali sono le vostre letture, cosa state leggendo, cosa leggerete, cosa avete letto, perché io prendo spunto come sempre. Vi ringrazio per aver visto anche questo video. Ovviamente questo è il terzo di una serie che continuerà assolutamente perché ho visto che vi piace, quindi sono contentissima di questo. Vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima. Ciao!